questo libro gira intorno a due idee fondamentali. Prima è quella di iniziare ad applicare le categorie della visual culture contemporanea al dibattito e alla questione dell'ecfrasis. A questo io tengo molto, perché credo che una delle possibilità per la teoria letteraria, per la critica letteraria, è quella comunque di rivolgersi ad altri mondi, peraltro in grande evoluzione, come quello della visual culture, dello studio della visualità. Per fare questo però bisogna fare sul serio, e dunque prendere anche sul serio le istanze che vengono da queste discipline, che peraltro, come è noto, oggi vengono praticate e hanno anche ricadute istituzionali importanti, corsi di laurea, dottorati, eccetera, soprattutto in ambito anglosassone, ma anche in Italia cominciano timidamente ad apparire i primi insegnamenti di cultura visuale piuttosto che di visual studies, intesi appunto come disciplina composita dove confluiscono le tradizionali riflessioni sul cinema piuttosto che sull'arte contemporanea. Allora, la questione fondamentale per la visual culture, da come la vedo io e come si è organizzata dal punto di vista teorico, è che non si può più fare un discorso sulle immagini senza tener conto di altre due grandi questioni: la questione dello sguardo e la questione del dispositivo. Lo sguardo significa ovviamente non soltanto in maniera immediata, anche per la cultura italiana, le questioni legate alla sessualità, al gender, alla costituzione in qualche modo post-freudiana della tematica dello sguardo, ma significa naturalmente anche aprire a tutti i linguaggi che in qualche modo hanno a che fare con lo sguardo. Negli Stati Uniti, come è noto, esistono riflessioni ormai sullo sguardo turistico piuttosto che... E ovviamente, a maggior ragione direi, in Europa la questione del dispositivo, che è parola magica inventata ovviamente nel contesto post-foucaultiano, e che poi può significare anche molto banalmente attenzione per i media. Naturalmente non i media in senso stretto, la questione non è tanto il dispositivo mediale quanto l'apparato. Chi ha fatto studi di cinema, di teoria del cinema, sa benissimo che quando dice dispositivo dice qualcosa di molto più complicato. Tanto per cominciare, l'apparato che gira attorno alla proiezione, per esempio, di un film. In maniera abbastanza istintiva io mi sono posto la questione ovviamente dell'immagine, ma questo già lo sapevamo, abbiamo lavorato per decenni sul tema letteratura e arti figurative, letteratura e pittura, letteratura e anche fotografia tutto sommato, e sicuramente letteratura e cinema. Ben diverso è un approccio che tenga conto anche nel tema della descrizione delle immagini del ruolo che ha lo sguardo e del ruolo che hanno poi i media. Evidentemente i media modificano gli sguardi, modificano la scrittura, esattamente come la scrittura poi entra nei media e li modifica a sua volta. Le novità rispetto alla teoria dello sguardo o alla teoria del dispositivo non si trovano negli scritti di noi che ci occupiamo di letteratura moderna e contemporanea. Paradossalmente io le ho trovate con grande chiarezza in studi di classicisti, grecisti, latinisti, che si occupano dell'ecfrasis più tradizionale, i quali hanno compreso una cosa fondamentale, e cioè che nelle descrizioni delle opere d'arte, per esempio l'opera della scultura, in particolare appunto della scultura post-classica, si incorporano per esempio degli sguardi. Ci sono personaggi come Jan Elsner o come Ruth Weber, che peraltro sono teorici dell'ecfrasis abbastanza quotati, i quali hanno fatto un ragionamento: noi riusciamo a riscoprire l'estetica implicita della scultura leggendoci da ecfrasis. Che significa estetica implicita? Significa per esempio che la scultura, le famose Veneri nelle varie versioni, in qualche modo introiettano nel loro movimento, nel loro modo di coprirsi, di schernirsi, di non fare vedere delle parti, eccetera, degli sguardi di spettatori che ci stanno intorno. A quel punto diventa ancora più interessante per noi, perché non soltanto è un valore aggiunto rispetto all'estetica della scultura classica e post-classica, ma si capisce che l'ecfrasis ha fatto sempre quello che oggi la visual culture gli in qualche modo chiede. Non possiamo più immaginare una teoria dell'ecfrasis a partire solo dalle immagini, dal rapporto tra verbale e testuale. Ci dobbiamo mettere in mezzo le altre due cose fondamentali, lo sguardo e i dispositivi. Facciamo un esempio del dispositivo, abbiamo parlato dello sguardo. È chiaro che l'ecfrasis che si matura dopo l'occhio cinematografico è completamente diversa dall'ecfrasis prima dell'occhio cinematografico, a parte il fatto che l'occhio cinematografico ha una storia molto più lunga rispetto al cinema propriamente detta, viene secondo me da molto lontano. Però una cosa è sicura, non ci sarebbe metà delle descrizioni di Longhi, che per noi è, diciamo, il maestro assoluto della descrizione nel Novecento italiano, degno di figurare tra gli scrittori piuttosto che tra, diciamo, i critici d'arte, e se non ci fosse, diciamo, tutta questa enorme passione per il cinema e dunque questa, diciamo, queste forme di dinamizzazione che vanno molto al di là di quelle che conosciamo della tradizione, perché appunto si nutrono di visioni cinematografiche. Presumo che lo stesso lavoro si possa fare per molti altri media e si debba sempre più fare per molti altri media della visione. Ovviamente non è compito mio, ma chi si occuperà e chi si occupa di cinema, di televisione, di video probabilmente inserirà novità in questo discorso. La sintesi è ovviamente in questa specie di triade che mi sono inventato io, ovviamente i grandi teorici della visual culture, io mimo soltanto questa, e quindi appunto tener conto dello sguardo del dispositivo. Avevamo detto connotazioni gender, ma ovviamente connotazioni di potere per quanto riguarda lo sguardo, ma non che la stessa cosa non si possa applicare nell'uso e nel ragionamento, diciamo, intorno ai media. Una cosa è sicura, ed è la cosa che mi sta poi più a cuore, sta più a cuore a tutti noi che lavoriamo, e presumo che Arabeschi nasce con questa intenzione, e cioè il fatto che evidentemente non è più sufficiente un discorso, come si diceva un tempo, squisitamente letterario, cioè corriamo il rischio di non occuparci più della vera letteratura, non soltanto della letteratura che oggi viene prodotta. Dico, non è un segreto per nessuno che la letteratura oggi costantemente ha a che fare con gli altri media e soprattutto ingloba media. Pensate al caso eclatante della fotografia, gli iconotesti oggi sono parte, diciamo, abbastanza importante della produzione letteraria nuda e cruda, anche degli autori più popolari, ma anche di alcuni grandissimi. Allora, veramente, se uno non ha la percezione della necessità di occuparsi della letteratura, almeno quanto ci si occupa delle fotografie, e viceversa, corre il rischio di fare una scarsa critica letteraria. Questo, io poi lo dico sempre in maniera polemica, vale non soltanto per il moderno, diciamo dal fenomeno Sebald in poi, no? Ma se uno poi comincia a guardare attentamente, si rende conto che la letteratura spesso ha dialogato con gli altri media, in presenza degli altri media, perché, ripeto, l'eclasis ci abitua a ragionare sulla visualità, sui media, sui dispositivi, spesso in assenza di questi media, anzi sostituisce questi media, li ingloba, ed è già un buon motivo per cui bisogna continuare a occuparsi dell'ecfrasis. Ma c'è tutta una letteratura che invece apertamente fa riferimento all'immagine, e questa non è una cosa moderna dalla fotografia in poi, è una cosa che chiaramente va indietro, e come dice giustamente Mitchell, guardate che una qualunque pagina di un qualunque incunabulo in realtà è un'esperienza visuale, almeno quanto è un'esperienza testuale. Un territorio completamente da studiare, e quando in questo, diciamo, rapporto fra testo e immagine si mette un terzium che è la performance, cioè la dimensione della messa in scena. E come facciamo a non tenere conto di tutto questo? Ma credo che ci sia spazio per molto altro nella teoria dell'ecfrasis. Io mi auguro che ci sia qualcuno che faccia un lavoro sugli aspetti performativi dell'ecfrasis fino in fondo, cioè fino a quando appunto Luciano entra nella sala e descrive la sala al pubblico che con lui entra e che quindi fa una performance dentro la sala, o Filostrato che appunto parla davanti al ragazzino e al pubblico più o meno implicito, più o meno esplicito che ha davanti. Dunque ce n'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare nella teoria dell'ecfrasis. L'ecfrasis è un altro esercizio, secondo me, intorno a questo non assoluto. La capacità che ha ogni mezzo, il verbale e il visuale, che si sono sempre anche in fondo anche immaginati come il modo per esprimere il mondo, di capire che invece sono soltanto parzialmente in grado di descrivere il mondo. Esiste un tertium che non dobbiamo dimenticare, ma almeno io sicuramente, altri meno di me certamente, diciamo, giochiamo tutto sul tema della visualità e sul tema della testualità, però ci sono, non solo c'è il tertium assente, vi dicevo, la dimensione appunto gestuale, performativa, ma anche la dimensione sonora. Su questo non sappiamo, la verità è che non sappiamo quasi nulla, diciamo. ma è assolutamente evidente che non esiste nessuna di queste esperienze che non abbia anche una dimensione sonora. E questo già al solito, diciamo, il vecchio storicista che è in me vai subito indietro a cercare gli esempi storici e provate a spiegare il rapporto fra testuale e visuale in un testo come Di Fermate, si intitola proprio così, di Hoffmann, in cui si parla di un quadro, si parla di un testo che descrive questo quadro, che descrive questa scena, ma tutto il setting è un setting musicale, cioè lì c'è un problema di sonorità, il famoso trillo, che poi è grande metafora nel caso specifico di Hoffmann. Hoffmann è un esempio di come le tre cose poi camminano assieme, che è lo stesso discorso che facciamo per il teatro, sul tema dell'ecfrasis musicale o sul rapporto fra musica e testo, musica ed immagine. Abbiamo ancora territori da esplorare, noi teorici della letteratura, poi a maggior ragione chi si occupa di queste altre discipline. La distinzione a cui facevi riferimento tra ecfrasis nozionale e ecfrasis mimetica è stata, diciamo, particolarmente utile nella storia dell'ecfrasis. Da un lato l'ecfrasis, che in qualche modo fa riferimento a opere d'arte esistenti, significa opere d'arte che hanno, diciamo, che stanno su un supporto mediale, tipicamente il quadro, no? E opere d'arte invece che vengono costituite dall'ecfrasis, inventate dall'ecfrasis. La distinzione è stata molto utile perché ci ha permesso quantomeno di comprendere alcuni dei funzionamenti, diciamo, della macchina ecfrastica, ma naturalmente, come tutte le distinzioni, sono piuttosto delle mosse didattiche. La letteratura purtroppo, o per fortuna direi, ci scavalca, ci sorprende sempre, perché poi la storia dell'ecfrasis è molto più complessa di questa, diciamo, endiadi. Peraltro quello che ho cercato di in qualche modo dimostrare nel libro, senza mai esagerare, perché io volevo in qualche modo rispettare questa intuizione di Hollander e di tutti quelli che dopo di lui hanno lavorato, perché è stata, ripeto, molto utile. Quello che però volevo dimostrare è che assistiamo a un particolare paradosso. L'ecfrasis mimetica, nel momento in cui imita e copia e trasforma in parole un manufatto artistico esistente, di fatto lo decostruisce, almeno lo decostruisce, per non dire che in alcuni casi lo annulla. Io ho trovato straordinaria quella intuizione di Balzer, ma anche della nostra Antonella Netta, che dicono che il vero obiettivo dell'ecfrasis è addirittura quello di rappresentare l'indipinto, cioè ciò che non è, diciamo, nel quadro. Quindi noi abbiamo un quadro esistente, ma cerchiamo di sfondarlo con l'ecfrasis, non solo di entrarci dentro, ma di uscire. C'è questo bellissimo questa bellissima immagine di Van Gogh di questo ospedale in cui in fondo c'è una porticina. L'idea è quella di uscire dalla porticina e andare in questo mondo parallelo, che chiaramente non ha più nulla a che fare persino con la figuratività, persino con l'idea di rappresentazione. Si possono ovviamente fare riflessioni di tutti i tipi, non ultimo di carattere teologico, su questo aprire questa porticina e andare oltre. Però almeno, diciamo, senza arrivare a questo estremismo, è chiaro che chi mette mano linguisticamente ad un'opera d'arte esistente, di fatto la trasforma, in alcuni casi la mutila, in alcuni casi la decostruisce, in alcuni casi, diciamo, l'annienta. Dunque ciò che apparentemente è l'operazione più mimetica di tutte, quindi la più rispettosa del manufatto artistico, è quasi sempre nella storia dell'ecfrasis invece una forma di violenza sull'opera. E per converso invece l'ecfrasis nozionale, cioè quella che inventa e costituisce l'opera d'arte nel momento in cui la racconta, che dovrebbe essere un percorso che appunto va, parte dal falso per definizione, finisce per diventare il vero più vero, perché l'unica cosa che noi abbiamo di quell'opera d'arte in fondo è quella narrazione. Le coordinate di quell'opera d'arte, il quadro nel senso della quadratura di tutti gli aspetti che riguardano un'opera d'arte, ovviamente figurativa, ma può essere, noi pensiamo ai quadri, ma possono essere fotografie, possono essere fotogrammi, eccetera. In realtà nel momento in cui parte dall'assoluto nulla, diventa l'assoluto vero e l'assoluto esistente, sia pure nell'immaginazione letteraria. Dunque è chiaro che questi sono ovviamente due estremizzazioni di un percorso, però, che è opportuno comprendere appunto come un percorso, un'oscillazione non si è mai né completamente dalla parte del nozionale né ovviamente completamente dalla parte del mimetico. In realtà siamo in una serie di gradi intermedi che però rendono appunto la letteratura interessante, nel senso che siamo costretti a riposizionarci costantemente quando sentiamo un discorso letterario intorno al figurativo. Sappiamo di essere esposti ad una perturbazione, non a delle sicurezze, ed è il discorso appunto che facevamo all'inizio. L'ectasis è una palestra di non assolutizzazione della realtà e della fantasia, dell'immaginazione, e la capacità di contrattare, di negoziare fra questi due poli senza annullare la realtà. I quadri esistono e vengono descritti, ma allo stesso tempo comprendendo che l'immaginazione e la fantasia possono diventare, capovolgersi in realtà, come nel caso dell'ectasis nozionale. Per questo dico, l'ectasis ha una sua valenza, come si può dire, filosofica, ma anche in qualche modo, se vogliamo, etica e anche politica. È un modo di comprendere come ci si posiziona rispetto all'altro, e dunque è anche un esercizio che credo che dal punto di vista come si può dire, morale e politico ha un suo significato.